Il progetto è il progetto che abbiamo di mantenere lo stabilimento del Saccarifero di San Quirico dopo aver rinunciato agli 85 milioni di contributi per la dismissione e con la relativa quota di 140 mila tonnellate. Per fare questo, oltre ad aver investito in questi 8 anni oltre 60 milioni di euro sullo stabilimento, ne stiamo investendo 90 per creare un nuovo polo energetico che prevederà la centrale a biogas, che questa è alle mie spalle, prevederà il sistema fotovoltaico di 4 MW e mezzo che vedremo successivamente e abbiamo iniziato l'iter autorizzativo per quanto riguarda una centrale a biomassa da 15 MW. In totale un investimento di 90 milioni di euro per una produzione complessiva di oltre 20 MW elettrici da fonte rinnovabile. Questo per ottenere diversi tipi di risultati. Il primo, cash flow che possa alimentare lo zuccherificio rispetto alle problematiche delle nuove riforme europee, che portano sempre più lo zucchero all'interno del mercato mondiale, all'interno di grandi volatilità. Il secondo è perché in questo modo potremmo dare parecchia energia da fonti rinnovabili allo zuccherificio diminuendo i costi industriali. Il terzo, noi crediamo contribuire a quello che è l'obiettivo 2020 dell'Unione Europea e a cui l'Italia, la regione Emilia-Romagna deve partecipare. E il quarto, a creare una nuova investimento per cui reddituralità qua sempre a Parma, perché ricordiamo anche la filiera delle biomasse sarà una filiera alimentata corta, per cui all'interno dei 70 km dello stabilimento. Ricordiamo anche che avranno questi investimenti a 90 milioni, porteranno ovviamente nuova economia, nuovo reddito non solo per chi produrrà gli impianti, ma anche per quelli che dovranno fare le manutenzioni e la gestione degli stessi. Per cui crediamo che questo polo energetico saccarifero sia veramente il futuro per poter mantenere una produzione italiana dello zucchero, retribuendo le barbabietole da zucchero in maniera sostanzialmente maggiore a quello che è il prezzo medio europeo. Ricordo che abbiamo appena firmato con le associazioni viticole in luglio 2011 quello che è l'accordo per il 2012, cioè con un anno d'anticipo, proprio con un prezzo di 50 euro tonnellata zucchero che per l'industria è il 50% in più del prezzo europeo. Questo è obbligatorio perché ci sono condizioni pedoclimatiche in Italia che costringono ad avere costi maggiori agricoli, mentre lo stabilimento che noi abbiamo è uno stabilimento che compete con tutti gli altri europei. A questo punto speriamo per poter anche sostenere questo, il reddito da produzione da fonte rinnovabile di energia è indispensabile per poter pagare di più anche gli agricoltori italiani del nostro bacino che contribuiranno a mantenere la produzione di zucchero in Italia stessa.